L'incidente che ha coinvolto una Lamborghini a Roma ha scatenato reazioni durissime da tutti gli italiani. Il SUV ha travolto la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel, facendola sbandare per una distanza di 22 metri dopo l'impatto. Gli inquirenti stanno valutando diversi elementi al fine di determinare l'esatta dinamica e la velocità a cui procedeva la Lamborghini guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro. Si attendono nei prossimi giorni i primi risultati dell'analisi tecnica disposta dai magistrati. I magistrati vogliono recuperare tutto il materiale video delle telecamere presenti nell'auto e dei telefoni cellulari utilizzati per registrare i video sui social dai The Borderline. È emerso che la velocità eccessiva della Lamborghini e la violenza dell'urto contro la Smart sono confermate dall'assenza di segni di frenata prima dell'impatto e dalla presenza di segni di strisciamento impressi dalla Smart per una distanza di 21,70 metri. Secondo quanto riportato nel provvedimento, il veicolo avrebbe raggiunto una velocità di 124 km/h in via Macchia di Saponara, oltre il limite di 30 km/h per quel tratto di strada, a Casal Palocco, pochi istanti prima di scontrarsi con la Smart. I pubblici ministeri hanno quindi commissionato ulteriori perizie al fine di stabilire con la massima precisione i parametri dell'auto durante quei momenti. Secondo alcune testimonianze dei passeggeri presenti nella Lamborghini, l'auto viaggiava oltre i limiti consentiti sulla strada, ma la percezione non era quella di una velocità che superasse i 120 km/h. Questi elementi emergono dalle deposizioni dei testimoni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare. All'interno dell'auto c'erano 5 persone, di cui almeno 2 stavano registrando video utilizzando il telefono cellulare e una GoPro. Ho avuto sicuramente la percezione che stessimo viaggiando ad una velocità compresa tra i 50 km/h e i 100, queste le parole di un testimone. Ne avevo avuto la certezza una volta vista la Smart. Anche un altro ragazzo che era a bordo si era raccomandato con Matteo di andare piano sia pochi minuti prima dell'incidente, sia nei giorni precedenti. Al momento dell'incidente stavo registrando con la camera piccola mentre un altro amico stava utilizzando quella grande, ha riferito un testimone. La polizia municipale sta indagando sulla dinamica dell'incidente. Stanno analizzando le immagini delle telecamere posizionate in via Macchia di Saponara, a circa 250 metri dall'incrocio con via Archelao di Mileto, dove si è verificato l'impatto. Gli avvocati del giovane, negando che quest'ultimo stesse sorpassando un veicolo nelle vicinanze dell'incrocio, stanno cercando di dimostrare che la madre del bambino potrebbe non aver dato la precedenza. Anche Mauro Corona ha espresso la sua opinione nell'ultima puntata di Carta Bianca di questa stagione. Non è accettabile che si possa uccidere la gente impunemente, ha affermato. Sempre Corona dice: quando si guida, bisogna guidare, e un'importante percentuale di incidenti avviene proprio a causa dell'uso del cellulare. Sono necessarie pene severe, ha affermato lo scrittore e alpinista di Erto. Al termine dell'intervento, sono stati scambiati saluti per la lunga pausa estiva. Il programma tornerà in prima serata su Rai 3 anche nella prossima stagione televisiva. Iscriviti al canale e attiva la campanella.